chiedere di poter fare l'affidamento di una concessione tramite gare con le procedure che devono essere previste. E l'altra cosa ha riconosciuto il legittimo affidamento, e cioè ha riconosciuto che coloro che già ci sono, no, hanno comunque sia realizzato degli interventi e li ha anche ammortizzati, e questi devono avere un riconoscimento. Anche in questo caso dice spetta allo Stato fare una norma che garantisca questo aspetto qua. Quindi questi sono i paletti che sono stati messi. Nel momento in cui è venuta fuori una sentenza, i giudici italiani, non altri, possono disapplicare la norma. Ci sono stati dei TAR che si sono pronunciati a favore in alcuni casi, altri no, e quindi questa è una situazione che è legata lì. L'emendamento che abbiamo fatto, c'era il decreto enti territoriali, enti locali, quindi abbiamo preso quel veicolo lì perché era conforme a quella che poteva, a quello che era l'oggetto in discussione. È un emendamento che si pone esclusivamente l'obiettivo di avere un periodo di tempo limitato entro cui fare la legge, che abbiamo detto che sarà una legge delega, e di mettere in atto anche le scelte che si vogliono portare avanti, ad esempio la riforma dei canoni demaniali dovremmo fare, no? Poi dopo, se volete, ci torniamo sopra per dire cosa è successo in questi anni, il passaggio dalle fasce ai valori OMI. E quindi credo che questo sia l'elemento che noi ci siamo posti perché non ci fosse il caos, anche perché non dimentichiamo che il settore balneare in Italia è il primo settore, tolto le città d'arte, che genera turismo, e quindi non è che sia irrilevante. Io vengo da una realtà che è quella romagnola, dove questo tema lo conosciamo bene, so quali sono gli effetti che ha in termini di lavoro, in termini di diciamo attrattività anche rispetto all'offerta che viene data. Dopodiché l'Italia è lunga ed è anche abbastanza larga, quindi conosco bene quali sono i problemi che lei citava. E fra le altre cose, noi a Rimini, proprio in questi periodi di crisi, col prefetto che c'era, abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento tutti i passaggi in tutte le attività, a partire da quelle legate al turismo. Parlo di alberghi, parlo di anche attività balneari, ma non ne abbiamo avuto fortunatamente perché non ci sono stati dei subentri. L'altra settimana, c'è stata anche in TV, sono stati sequestrati due alberghi che erano stati monitorati. Quindi credo che da questo punto di vista ci siano le condizioni per dire che laddove ci sono delle situazioni che vanno particolarmente attenzionate, è giusto che vengano fatte, ma devono essere fatte anche in realtà dove magari si pensa che le cose vadano bene e così non è. Guardi, io ho apprezzato molto anche gli interventi che ci sono stati. L'intervento anche di Sabella è stato un intervento che ho seguito sulla stampa. Poi ci siamo anche, abbiamo avuto modo di interloquire tramite Baretta anche quando abbiamo fatto l'emendamento, perché quell'emendamento che noi abbiamo fatto, per quanto riguardava i pertinenziali, che non hanno nulla a che fare con tutti gli altri, era un emendamento che partiva dal presupposto che venivano sterilizzati di fatto gli effetti amministrativi, ma non quelli di carattere penale. E nel penale ci stanno dentro, in primo luogo, quelli che sono gli abusi, a parte quello che c'è. Ora, io sono d'accordo nel dire che lo Stato ha gestito male la partita rispetto soprattutto al ruolo che aveva, perché il demanio marittimo, quello usato soprattutto ad uso turistico-ricreativo, è un elemento che va conservato, valorizzato, tutelato, e quindi deve esserci da parte dello Stato, e qui parlo da parte del demanio marittimo, parlo da parte delle capitanerie, parlo da parte di quei soggetti, di tutti i livelli istituzionali che avrebbero dovuto e che devono fare questo lavoro qua. Prima Bonelli portava l'esempio della Francia. In Francia c'è un sistema dove ad ogni stagione, terminata la stagione estiva,
deve essere fatto il pristino, è chiaro? Cioè, quindi viene tolto quasi tutto, a parte poche cose. Quando io vedo a Rimini, quando d'inverno si mettevano le paratie con quei lattoni così, che non riuscivi a vedere, lo vedevi il mare, ma era un obbrobrio rispetto alla bellezza del mare d'inverno, no? Quelle cose lì abbiamo iniziato a fare le toghe, abbiamo fatto la duna di sabbia, abbiamo fatto, movimentando la sabbia abbiamo fatto questo, l'abbiamo recuperata in questo modo. Ora, io credo che lo Stato innanzitutto non è stato bravo nel controllare, ma non è stato neppure bravo perché nel momento in cui ha fatto certe scelte, e la prima scelta è stata quella di dire che con la rimodulazione dei canoni che prima erano a più fascie, che è stata fatta nel 2006, che è entrata in vigore nel 2008, di fatto non si sono assolutamente raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi. Dovevano entrare 380 milioni di euro all'anno e il risultato è quello lì, 101 milioni. Quindi c'è stata una disparità di trattamenti. Ci sono stati, anche qui porto esempio, con i valori OMI che noi vogliamo superare nel momento in cui andiamo a rimodulare i canoni, ci sono stati dei canoni che pagano ancora oggi una cifra irrisoria e altri che sono addirittura arrivati al 3000%. È successo questo. La discoteca dei 15.000 euro a Rimini è arrivata a 180.000 euro come canone. E uno dei più importanti ristoranti sul lungomare è passato da 20.000 euro, credo è arrivato a 180, una cosa del genere. Bene, c'è stata una disparità perché colui che ha la sede, che ha al di là della strada il chiosco, non paga neppure 1.000 euro. Quindi questo è molto ovvio che porta ad una necessità di fare una revisione totale. Non a caso, diciamo nella proposta di legge delega che è in fase di elaborazione, che la parte dei canoni va tenuta separata. Cioè non è che mettiamo i canoni a gara, no? Perché chi arriva, allora cosa facciamo? Andiamo al massimo rialzo? No, dobbiamo stabilire quali sono i canoni rispetto alle varie aree, alle varie fasce che si determinano, che non sono tutte uguali, perché se io ho dietro la schiena alberghi con 200 camere, è chiaro che è una redditività quell'impresa di un certo tipo, che l'avviamento di quell'impresa ha un valore, ma se dietro non ho niente, oppure ho situazioni come queste, è del tutto ovvio che cambia completamente il valore reale di redditività di quell'impresa. Non mi stupisce se lì fa il ricorso anche al lavoro nero o lavoro comunque sia con i voucher quando va bene o altre situazioni. Sapete che io sono uno accanito sostenitore che bisogna limitare e ridurre al massimo l'uso dei voucher, perché è una licenza all'evasione e a fare lavoro nero. Ora, io dico che il primo aspetto è questo. L'altro aspetto, e ve lo dico, non a caso ho parlato prima di strumenti di pianificazione urbanistica, perché deve servire a fare questo e non altro, con un tempo che non può superare i 2 anni, perché non puoi lasciare ogni comune che faccia quello che vuole. E è importante perché è dalla pianificazione che discende l'uso che vogliamo farne. Discende la scelta che vogliamo fare. La prima cosa è quella che l'accessibilità della spiaggia deve essere per tutti, che le zone libere devono garantire comunque sia l'accesso e la fruibilità, non possono diventare un luogo dove si ammassano i rifiuti come si fa in alcune aree o comunque un luogo di degrado. Da noi, dalle nostre parti, queste cose qua le vengono curate dalle amministrazioni con i consorzi dei bagnini che gestiscono i servizi di spiaggia, la pulizia e tutto il resto. Fra i requisiti che verranno messi in questa legge delega, e lo dico, la leggo perché voglio essere molto chiaro,
va previsto quale condizione di ammissione alla procedura il rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e quale criterio di valutazione di merito per l'attribuzione di maggior punteggio la qualità ambientale e paesaggistica degli allestimenti e degli eventuali interventi e investimenti proposti. Allora, le valutazioni, io vi porto un esempio, ho visto, c'è il SAN fra un mese, che è una delle più importanti manifestazioni legate al balneare, io ho visto delle situazioni dove può sparire il cemento, si possono realizzare interventi che hanno una sostenibilità ambientale e una compatibilità e che fa sì che vengano valorizzate al meglio queste aree, che vengano valorizzate in termini positivi per l'obiettivo che noi abbiamo, che è quello appunto di renderle accessibili e rendere fruibile sia ai turisti ma soprattutto anche a coloro che ci abitano. Quindi da questo punto di vista io sono ben contento che ci sia una sensibilità, perché questa sensibilità deve tramutarsi rispetto alle scelte che noi vogliamo fare. E aggiungo, laddove ci sono stati abusi, gli abusi vanno rimossi. Quando si riparte, non si può far finta che lì non c'è stato niente. È del tutto ovvio che chi ha realizzato degli abusi, oltretutto, penso che debba avere anche, nel momento in cui vengono fatte le valutazioni, è un'eventuale anche possibilità di esclusione, se questa è stata palese e se questa è stata di una certa rilevanza. Sì, però il codice della navigazione questo lo dice, però il codice della navigazione dice quali sono le strutture da incamerare e quelle che non sono incamerabili. È quello che è accaduto in questi anni, no? Allora, io credo che l'elemento di fondo che va salvaguardato è quello che noi dobbiamo comunque sia mettere in atto, e io la prendo come una grande opportunità quello che è avvenuto dopo la sentenza, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, perché è l'opportunità che la dobbiamo cogliere in positivo per presentare, per dotarci di strutture che siano adeguate a quelli che sono gli stili di vita, gli stili ricreativi che oggi il turismo ha. Oggi noi abbiamo sempre più un turismo che è legato anche al turismo esperienziale, è legato anche ad un turismo a contatto con la natura. Dobbiamo dare dei luoghi ludici, dei luoghi che uno possa vedere anche il mare, ma possa anche viverlo in termini positivi nel momento in cui ci va in ferie. E non solo, se noi vogliamo dare redditività alle imprese, al sistema del turismo in generale, dobbiamo puntare sulla destagionalizzazione. Puntare sulla destagionalizzazione significa mettere in atto anche politiche e interventi che siano ecocompatibili, sostenibili e che diano la possibilità di fare questo. Onorevole, una risposta secca, un impegno parlamentare contro lo specifico lungomuro di Ostia, magari, non lo so, chiamando in audizione Papagni, andando lì come... Guardi, io sono avvezzo a parlare puntualmente di una cosa. Io devo fare le norme, come Bonelli giustamente ha fatto in quell'anno e mezzo. In queste norme devono esserci tutti gli strumenti che mettono in condizione di poter contrastare questi fenomeni e di poter sanzionarli fino a non consentirgli di partecipare alle gare laddove questi sono verificati.